Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. Sportpress.it. Abbiamo giocato forse probabilmente la penultima azione difensiva, credo, forse anche l'ultima, non ricordo, dove, se ho buona memoria, almeno due se non tre giocatori si sono tuffati sul pavimento con comunque un margine di sicurezza, in sicurezza, e ho detto alla squadra, ed è importante che questo faccia parte del nostro DNA, che è successo, dovrà succedere fino alla fine del nostro campionato, questo tipo di desiderio. Abbiamo giocato contro una squadra che, come credo tutte le squadre, c'è già retroattivo testimonianza, vengono qui al Paladozza con grande aggressività, grande leggerezza, perché sanno che tutto quello che succede per loro è da vivere in modo leggero, e questo poi produce percentuali di tiro come nei primi 20 minuti ha prodotto per Ravenna. Sicuramente abbiamo aggiustato qualcosa, sicuramente abbiamo trovato qualche situazione sia in difesa sia in attacco che ha girato la partita, il break dei secondi 20 minuti ne testimonianza, così come è testimonianza il fatto che abbiamo 5 giocatori in doppia cifra, e questo significa avere, e una 9, avere comunque una distribuzione che deve solo semplicemente migliorare, oltre che essere confermata, di quello che è il nostro potenziale offensivo. Difensivamente abbiamo fatto uno sforzo a un certo punto in più, probabilmente anche aiutato, tra virgolette, adesso non ho il termine giusto da utilizzare, dalle loro percentuali di tiro, che comunque si sono attestate sul 44/45% da tre punti a finita la partita, con il 58% alla fine dei primi 20 minuti, che sinceramente erano abbastanza inquietanti. Però abbiamo aggiustato, un giocatore camminando verso il campo nel terzo quarto, per il terzo quarto, mi ha detto: cazzo, ci siamo, dobbiamo solo togliere due tiri. Così è stato ed è finita la partita. Vorrei ricordare non solo 5 giocatori in doppia cifra, ma noi, mi auguro e spero che sarà l'ultima, nel frattempo voglio dire, abbiamo giocato 4 partite senza un americano, abbiamo vinte 3, e questo lo dico per dare merito indiscutibile ai giocatori che scendono in campo. Adesso non ho che, perché ho alzato il merito, ero alzando la voce per enfatizzare, non ho che volevo zittire. Una cosa, alla fine Fantinelli è uscito per manifesta superiorità o... No. Pensava perché poi si è accorto che invece non era così, adesso nello spogliatoio, di aver perso una lente. Posso continuare la domanda che mi faceva? Non è stata una domanda. La domanda era questa: il gruppo, nello specifico gruppo di italiani che vanno 5 in doppia cifra, però credo che una parola su Fantinelli rispetto a quello che sta facendo. Questo, però, oggi ho fatto una tripla doppia, non è da cosa normale. Qualsiasi parola sarebbe superflua. Leggendo non solo i numeri, ma anche le modalità attraverso i quali produci i numeri. E quindi non voglio sporcare la partita di Fante, le cifre di Fante, aggiungendo qualcosa. I numeri non mentono mai e sono davanti agli occhi di tutti, e quindi qualsiasi mia parola andrebbe solo a sporcare la partita che ha fatto. Marco? Detto anche il coach di Ravenna, dentro l'area hanno fatto fatica a entrare, voi avete fatto bene comunque la vostra area, anche a
no, in base a pensini, anche questi qui sono dati una crescita. Sì, secondo me, ecco, a differenza di altre partite, abbiamo veramente concesso pochi rimbalzi offensivi agli avversari. Adesso mi lego alla domanda per dire una cosa che avevo dimenticato, ed effettivamente abbiamo avuto una buona presenza a livello di rimbalzi offensivi, sfruttando magari, voglio dire, un po' più di rapidità da parte di tutti, esterni compresi. Credo che Fante ne abbia presi addirittura tre quasi consecutivamente, se non tre, due. Ecco, poi attestato il discorso della tripla doppia, dei cinque giocatori in doppia cifra, c'è da sottolineare che comunque nei secondi 20 minuti hanno segnato 25 punti e qui lo sforzo e la presenza è di tutti. Punto esclamativo. Adesso domani recuperiamo, martedì focalizziamoci su Ferrara e perché non è abitudine giocare tre partite così ravvicinate all'interno della settimana, dobbiamo fare uno sforzo in più. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.